tutti, io sono Angel e questo è un nuovo video shopping con i saldi. Se non avete visto il video precedente, ho fatto un video dedicato tutto a Primark con i saldi e se non l'avete visto ve lo lascio linkato sulla i di informazioni o giù nell'info box. E sì, lo so che avevo detto che il prossimo video sarebbe stato un video su Siri al mio gattino che in questo momento stanno usando i sacchetti, ma ho fatto altro shopping, ho pensato che potesse essere utile farlo ora che ci sono i saldi. E quindi ho detto ok, facciamo questo video, il prossimo sarà quello di Siria. Come avete visto dall'anteprima e dal titolo, ho fatto shopping praticamente in tutti i negozi, però praticamente ho acquistato una cosa in ogni negozio, non perché non ci fossero cose che mi piacevano oltre quelle che ho comprato e non perché io mi sia imposta di acquistare una cosa in ogni negozio, però Siria non far muovere la telecamera. Però ti ho preso. Shopping con i saldi, sì. Anche lei ha fatto shopping comunque, morbida. Ok, vai. Basta, vai. Dicevo, cosa stavo dicendo? Non perché io mi sia imposta di acquistare una sola cosa in ogni negozio, ma mi sono imposta di acquistare solo quello che mi serviva. Siria. Solo quello che mi serviva o quello che realmente volevo, quello che volevo da tempo. Quindi alla fine ho acquistato una sola cosa in ogni negozio, ma iniziamo subito. La regola di aver acquistato una sola cosa in ogni negozio non vale per Tezenis perché appunto ho fatto shopping da Tezenis e ho comprato qualcosa in più di una. Quest'anno Tezenis non ha fatto i saldi sui costumi, ma sull'intimo, che per me è una cosa molto positiva perché quest'anno non volevo costumi perché io praticamente qui il mare non c'è, quindi non ci vado mai, vado in piscina perché andare al lago non mi fa impazzire. Vado in piscina, ma ci vado tipo 2 volte l'anno, 3 volte l'anno. Sì, sono andata domenica, si nota, si nota. Sì, si nota! Va bene, a parte la mia euforia da mi sono abbronzata, sì, per questo anche bruciata, però vabbè, dettagli. Perché oggi perdo il filo continuamente? Quindi sì, non volevo costumi, ma volevo l'intimo, anche perché Tezenis non mette praticamente mai in saldo l'intimo. Quindi per me è stato Certo, non ha messo le cose proprio standard, i colori basici e cose del genere, però ci accontentiamo uguale. Quindi ho acquistato praticamente 2 reggiseni. Questo qui, che è molto carino perché è molto particolare. Allora, è nero, ovviamente questo non lo vedrete indossato. È nero con questi disegnini ricamati su col bianco. Molto carino, io prendo sempre i super push-up perché praticamente sono senza seno, quindi quel minimo che c'ho voglio che non che si debba vedere, però che vada a riempire un po' il vuoto che ho qui davanti. Quindi ovviamente prendo i super push-up e quelli di Tezenis sono sempre ottimi, mi trovo benissimo da anni, soprattutto con quelli a fascia, quelli sono fantastici in estate. E costava 16,90 euro e l'ho pagato 8,45 euro. La cosa molto molto particolare è che dietro è fatto in questo modo, non so se si capisce. Però va a impreziosire tutta la schiena con questo pizzo. È bellissimo e si chiude sul davanti con la chiusura clip, molto comoda e facile da indossare. E ha ovviamente le sue spalline regolabili. È bellissimo, l'ho già provato, mi trovo benissimo. E ovviamente quando sei abbronzata è una tortura greca. Però è veramente molto bello e va a impreziosire appunto qualche maglia che dietro è un po' scollata. E questo gli fa un disegnino dietro fantastico, non lo so, a me piaceva tantissimo l'idea. Poi altro reggiseno nero con questi disegnini sopra. Sono dei fiorellini rosa, delle piantine, molto carine esteticamente, con il laterale trasparente. Semplicissimo, sempre il classico super push-up. Anche questo 16,95, quindi l'ho pagato 8,45 euro. Sì, i reggiseni praticamente avevano tutti quel prezzo lì, quelli in saldo. Semplicissimo, comodissimo. Poi ho acquistato 2 maglie di quelle classiche con il pizzo sopra e sotto. Da Tezenis ce ne sono sempre un migliaio. Questa in particolare la trovo veramente bellissima, mi piace tantissimo per il colore e per i disegni su, molto estiva. Poi vabbè, a me piace un sacco il pizzo che va a decorare la parte del décolleté. Anche che il fatto che ci sia sotto va a impreziosire tantissimo, anche se poi magari viene messa dentro i jeans a vita alta, però mi piace veramente tanto. E questa l'ho pagata a 7 euro, costava 9,99 euro e ho preso una S.
praticamente identica ma con colori diversi, in realtà anche la fantasia è un po' diversa, però il top è quello lì. L'ho presa anche con il nero. Questo l'ho pagata 4,95€, non so perché questa differenza di prezzo. Il nero va sempre bene, si adatta un po' su tutto e mi piacciono veramente moltissimo queste due maglie. E con The Zenis abbiamo finito. Mi correggo, sullo scontrino c'è scritto che anche questa l'ho pagata 4,95€, quindi questo 7€ qui non lo capisco. Magari era un prezzo precedente, comunque 4,95€ anche lei. Continuo con Pull&Bear. E qui ho acquistato davvero solo una cosa, tra l'altro non era in saldo, e te pareva, mi servivano dei pantaloni del genere, di quelli tipo jogger un po' larghi, comodi, con l'elastico, con la riga laterale bianca, che andavano tantissimo questa primavera, anche in inverno in realtà andavano tantissimo, ovviamente leggeri, sono estivi. E questi mi piacciono veramente tanto anche addosso, c'ha una finta taschina sul sedere, ma è finta, e l'ho pagata li ho pagati 17,99€ e ho preso una S. Questi hanno anche i risvoltini sulle caviglie, sono semplici ma comodissimi e davvero molto versatili, mi piacciono tanto. E anche Pull&Bear abbiamo fatto. Stradivarius, anche qui solo una cosa, e anche qui un pantalone. Sì, volevo dei pantaloni larghi, comodi, quindi non che io dovessi mettere per forza una gonna, uno shorts, ogni tanto voglio anche mettere il pantalone lungo, questo perché non mi va di depilarmi tutti i santi giorni, quindi ogni tanto ho bisogno di un pantalone bello anche per uscire la sera, comodo, leggero perché si muore di caldo, e che non debba per forza depilarmi per metterlo. Confessioni oggi. Questo in saldo invece, e sono questi pantaloni che trovo veramente bellissimi, sono a vita altissimissimissima anche perché sono lunghissimi, li vedrete meglio indossati, sono tutti neri con l'elastico in vita, ma veramente molto molto vita alta, e poi hanno lateralmente questo profilo bianco e verde, queste due strisce bianche e verdi, ma la cosa proprio che mi fa impazzire è che alla fine della gamba, come potete vedere, è aperto, perché ci sono dei bottoncini che potete appunto tenere chiusi oppure aperti, che fanno intravedere la gamba. Mi piace tantissimo, questi addosso stanno benissimo, sono forse anche un po' troppo lunghi, quindi comunque devono andare per forza con dei tacchi o con delle zeppe, perché non potete andare in giro con le sneakers, a meno io che sono non troppo alta, ho bisogno di mettere dei tacchi perché sennò mi lavano per terra. Sono veramente bellissimi, li amo questi, e l'ho pagati, costavano 29,99€, li ho pagati 12,99€, questi ho fatto un super affare. Ho preso un XS perché io in realtà sono una S, infatti la prima volta ho provato una S, però una volta che li ho infilati sono arrivati in vita, e in vita mi stavano larghissimi. Cioè io non pensavo di avere una vita stretta, ma a quanto pare ho una vita tipo stretta, non lo so. Fatto sta che ho preso un XS, ho fatto una fatica assurda per infilarli nella parte del sedere, però una volta superato lo step del sedere in vita mi stavano perfetti, quindi ho detto ok, sedere a parte, devo prendere un XS, quindi ho preso l'XS. Sono bellissimi, spero che vi piacciano anche a voi, perché io li amo, veramente li adoro. Poi sono entrata in questo negozio che si chiama, oddio, non lo so pronunciare, penso che sia francese, eviterò di pronunciarlo, ma io in questo negozio non ci ho mai comprato nulla, mai vestiti. Ci sono entrata per curiosità perché stavo cercando un portafoglio, non volevo spendere miliardi in un portafoglio che so di Guess, non volevo andare neanche da Carpisa o negozi simili, ne avevo visti alcuni da Stradivarius di portafogli, però non valevano il prezzo che avevano rispetto alla fattura, perché costavano sui 10€, ma la fattura era veramente pessima, cioè si vedeva proprio la colla negli angoli, si vedevano che erano già rotti ancora prima di acquistarli, quindi ho evitato. E per curiosità sono entrata in questo negozio e ho trovato appunto un portafoglio che mi serviva, un portafoglio nero, scontato del 50%, che ho acquistato quindi a 6,49€ da 12,99€ che costava, ed è molto semplice ma lo trovo molto carino. È un portafoglio non di quelli giganteschi, però neanche di quelli piccolini, ci va dentro tutto, vi faccio vedere. C'è una cerniera,
che all'interno della cerniera praticamente ci vanno, sì vabbè, non fate caso che io ancora ce l'ho con tutte queste cose di plastica. Comunque questo è il portamonete diviso su due zone e la cerniera mi sembra abbastanza buona, non si inceppa. Poi qua c'è un bottoncino, qua c'è tutto lo spazio per le tessere ed è davvero tanto, due spazi per i soldi, ce ne sono due? Sì. Uno qui e l'altro qui, più stretto, e qui può andare anche la carta d'identità, perché un mio problema è quello che i portafogli troppo piccoli non sono adatti per la carta d'identità e alcuni portafogli grandi, per come sono fatti, comunque non sono adatti alla carta d'identità e quella va portata in giro. Quindi questo va bene anche per la carta d'identità messa da un lato, e questo è davvero molto molto capiente. Poi, come se non bastasse, chiuditi, sì, c'è anche questo qui che si gira, si apre, e c'è un altro piccolo scompartimento in cui potreste mettere, che so, la lista della spesa o cose simili, e si richiude girando. Mi piace tantissimo, davvero bello, è fatto nero con la classica trama ruvida, chiamiamola così, e per 6,49€ secondo me ne vale veramente la pena. Vediamo quanto mi dura nel tempo, però per il momento sono abbastanza soddisfatta. Abbiamo fatto super in fretta, c'è l'ultimo negozio che è Bershka. Anche qui ho fatto praticamente solo due acquisti, uno è una cosa piccolissima, utile, ed è questa cintura marrone che è fatta molto bene. Era in saldo, quindi l'ho pagata da 3,99€, 2,99€, c'era uno sconto di 1€, però vabbè, per quello che costa ci può stare. Mi piace tantissimo la trama, che non so se si vede, semplicissima la cintura, bene. Ma il pezzo forte, perché anche qua c'è un pezzo forte in questo haul. Stavo cercando una tuta, vestito con il pantalone nero, che fosse né troppo poco, né troppo elegante da dire oddio questa te la metti solo se hai un matrimonio, né da dire vabbè te la metti per andare in spiaggia. Quindi una via di mezzo per farti una serata anche di sabato sera, però non da dire oh mio Dio ma come ti sei vestita, non so se ho reso l'idea. Comunque l'ho trovata, non in saldo, lo dico subito, e l'ho già utilizzata, quindi per questo la vedrete senza etichetta e con la gruccia, che vabbè ve la faccio vedere così ma la vedrete meglio indossata. È semplicissimissimissima, con i pantaloni larghi, arriva giustissima come misura, ha le spalline sottili regolabili e praticamente è sagomata sulla parte qua del seno fino ad arrivare in vita, c'è proprio una riga in vita che va a sottolineare la parte praticamente sotto del seno, che fa una bella forma, e poi scende tutta un po' più larga, quindi va a coprire tutti i nostri difettucci, o almeno i miei, quindi quelli che possono essere le maniglie dell'amore, la pancetta in più, tutte quelle cose che voglio che stiano coperte, però dare dei bei lineamenti, delle belle forme a tutto il resto. Quindi secondo me è veramente una tuta di quelle che sto facendo, una tuta di quelle super versatili e che bisogna avere nell'armadio, cioè una di quelle cose che dici nell'armadio la devi avere. Puoi metterla sia con le scarpe basse che con le scarpe alte, ovviamente con le scarpe alte si è più però io per adesso l'ho indossata con le scarpe basse perché non ci avevo voglia e stava bene uguale, quindi queste ve le straconsiglio. Tra l'altro nella stessa forma identica c'erano anche diverse fantasie. Io l'ho presa tutta nera perché non ne avevo una e la volevo tutta nera, proprio basica, che si potesse adattare a tutte le occasioni e si potesse anche impreziosire magari con i gioielli, una bella collana, una bella cintura, un bel paio di scarpe, anche colorate, eccetera, eccetera. Però c'erano anche la versione a righe, bianca e nera, con le righe verticali, ce ne sto dando la voce. C'era anche gialla, se non sbaglio, comunque c'erano anche colorate o con delle fantasie molto carine, quindi andate a dare un'occhiata. L'ho pagata 17,99€, ho preso una S, sì, ho preso una S, e quindi super consigliata anche se non è in saldo, perché dai, non costa tantissimo per essere una tuta e quindi tutto un unico pezzo. E io con questo ho finito, spero che il video vi sia stato utile o di compagnia. Se è così lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate quella cavolo di campanella che non attiva mai nessuno, così saprete quando esce un mio nuovo video e siete sempre aggiornati. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!